Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, sono tornata per commentare insieme a voi le ultime uscite di Trend Mood. È un video che sapete ogni tanto mi piace tantissimo fare. Mi diverte proprio vedere le novità, anche se ultimamente c'è da dire che stanno diventando tutti molto basic, però ogni tanto ci sono quelle chicchettine. Quindi io direi che, come al solito, per quanto riguarda questo genere di video, mi sposto da un lato, che così di qua posso mettervi tutto ciò che vedo io. Ma comunque, chiacchiere a parte, io sono già qui bella pronta con Trend Mood alla mano. Direi di iniziare subito a vedere quali sono le novità del periodo. Ovviamente non può mai mancare il Colourpop. Sappiamo ormai che in questa tipologia di video Colourpop c'è sempre, perché fa sempre tantissime uscite, quindi stavolta una palettina che mi sa veramente tanto di estate, Getting Fresh, super verde, tra l'altro ha dei verdi che sembrano molto belli, c'è nato in realtà che ha tutta una parte nude quasi autunnale e una parte super primaverile estiva, quindi dai, ci sta perché comunque va a unire insieme varie stagioni. Vedo nella collezione anche dei gloss molto bellini, tra l'altro wow, ce ne sono due super scuri, uno che sembra praticamente nero, il primo per me è troppo rosato, ma sono gusti. Ovviamente sembrano anche belli pigmentati, ma comunque vi dirò, la palette sembra veramente bella, mi ispira. Andiamo avanti con MAC, che ha fatto una collezione ovviamente tutta a tema primavera estate, con colorini super nude, super soft, ci sta dai, molto basic, però vanno sempre alla fine. Ci sono in combo ovviamente anche le matite labbra e penso un primer labbra, Prep and Prime, sì, penso che sia un primer labbra. Andiamo avanti con Off-White. Ma Off-White, raga, non è un brand di abbigliamento? Cioè, non pensavo che facesse anche make-up, o magari sono due brand diversi con lo stesso nome. Comunque ha creato, wow, questo sembra interessante perché è abbastanza particolare come cosa, ovvero dei matitoni per viso e corpo. Sembrano vederli così, tipo dei matitoni labbra, però sono apposta per fare face painting e body painting, quindi cioè comunque una cosa particolare, non si vede spesso e secondo me ci sta. Anche i colori sembrano belli. Piccolo cambio di inquadratura, mi stavano morendo le gambe. Di Ordinary, nuovo siero per ciglia e sopracciglia. Figo, io ho provato qualcosina di The Ordinary e non mi è dispiaciuta. Sugar Peel per Barbie. Per quelli che mi seguono da tempo, soprattutto parlo di quando avevo anche il vecchio canale, sapete la mia ossessione per Barbie. Io amo Barbie, ne so che magari non si direbbe. Sono dei lip gloss, tra l'altro vedo che sono in collaborazione con Forever 21. È un brand di abbigliamento, per chi non lo sapesse, e tra l'altro sembrano, sì, sembrano super carini come gloss easy, cioè nel senso niente di super innovativo, gloss normali, leggermente coloratini, e le ciglia finte che in realtà non mi sembrano chissà che roba, sembrano abbastanza plasticosette, vi devo dire la verità. Sono carine che hanno i glitterini, ma si trovano anche su Shein, detto tra noi. Ah ok, ci sono vari style, c'è quello appunto con i glitterini, questo forse sembra fatto un pochino meglio, e questa in realtà mi piacciono anche queste a ciuffettini. Wow, quanti colori! Ah wow, è tipo Revolution per Love Island, non so se avete presente il programma. Io ho guardato tipo la prima stagione che non mi era dispiaciuto, poi vabbè, l'avevano fatto italiano e non mi era piaciuto. Comunque collezione super colorata, sia per quanto riguarda i pack che per quanto riguarda i prodotti in sé. Bronzer, un illuminante, due palette di ombretti, una piccolina e una grande, body oil con i glitterini che adesso vanno tantissimo, ciglia finte, ci sono anche i profumi, ecco, questi mi ispirerebbero, mi immagino tipo qualcosa di dolce fruttato. Foglietto labbra, anche questo sembra veramente figo, raga. Duo labbra, questo personalmente lo trovo un po' troppo rosato. No, raga, bella come collezione, ci sta, molto estiva. Oh, che bello che è questo, di che brand è? Pat McGrath, ok. Fatto uno stick duo, da una parte è tipo balm e non capisco l'utilità, e dall'altro è un colore stupendo, Cyber Orchid, veramente bello. Duo chrome lilla azzurro, penso che sia un illuminante, fighissimo. Balm non so se è tipo per dare l'effetto lucidino e basta o per fare da base a Cyber Orchid, ma non penso, perché sono swatchati in due, cioè sono due swatch diversi, quindi viene proprio da pensare che balm sia per dare quell'effetto lucido e basta. Sinceramente non mi piace come effetto, invece l'altro è molto bello. Però che prendere un prodotto di Pat, che sappiamo insomma i costi non è che siano proprio bassini, soltanto per un prodotto su due,
Sempre Colourpop, ve l'ho detto raga, in questi video Colourpop è molto presente, collezione molto rosa, molto Barbie. Il tema mi sembra un po' copiato dalla Star Ranch di Jeffrey, non lo so, così a primo impatto. E colori no comunque, belli blush, raga e glitter. Ecco, in questi casi rosico tantissimo che Colourpop non sia reperibile qui, perché questi glitter sono stupendi. Carini anche i gloss, questo è al contrario di quelli di cui stavo parlando prima di Barbie. Brand totalmente diversi. Comunque questi vedete che comunque sono belli pigmentati. In realtà ce ne sono due olietti corpo, io li chiamo oli corpo, ma spesso non sono proprio a olio, ma sono semplicemente degli illuminanti corpo, ecco, forse è più corretto chiamarli così. Uno proprio con base anche super perlata, rosata, duochrome un po' doratino, che non è troppo la mia cosa, e l'altro è tipo rosso, non capisco perché è rosso, però è pieno di glitter. Questo mi piace. Shadow Blocks, non lo so, questa cosa è un po' coppiatina anche qui. Ogni riferimento è puramente casuale. Comunque Maybelline ha fatto queste palettine che raga, il senso non lo so, non mi dicono veramente niente, perché mi sembra che comunque tengano molto spazio e ci siano abbastanza inutili, perché trovo che magari sia meglio avere una palettina con i 3 o 4 colori a sto punto, piuttosto che avere una cosa con un colore su ogni piano. Non lo so, non la trovo molto una genialata, ma più che altro anche perché con 3 che look ci si fa, cioè what? Già con 4 è limitante, 3 non lo so, non mi ispira tanto questa cosa. Nuovo siero di Nabla, raga, io questo sono molto curiosa di provarlo. Devo ammetterlo, raga, il pack sicuramente fa la sua parte, perché così lillino rosa mi ispira un sacco. Però beh, anche come prodotto in sé ne ho sentito parlare molto bene, quindi mi ispira. Comunque, per chi non sapesse di che cosa sto parlando, è un siero rimpolpante e illuminante, e fa anche da primer. Nuovo prodottino di Wishful, contorno occhi liftante. Mi piace il fatto che sia fatto a penna, lo trovo molto pratico. Bello anche il fatto che abbia la punta in metallo, che così va a rinfrescare, a decongestionare il contorno occhi. Novità di She Glam, ci piace già. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Skinfluencer Foundation Balm. Ok, sono dei fondotinta in balm. Allora, raga, non lo so, magari lo potrei provare questo. Vi devo dire la verità, c'è anche un colorino marroncino freddo che mi ispira tantissimo per far contour. E vederli così dagli swatch sembrano quasi vellutati. C'è da dire che questi sono super travel friendly, perché non vengono contati in ml, quindi da portarsi in viaggio sono l'ideale. Super coprente, però leggero, a lunga tenuta e stratificabile. Dai, raga, direi per questo video ultima prodottina novità, e chiudiamo con Charlotte Tilbury, che sapete, not my cup of tea sinceramente, non che non mi ispirino i prodotti in sé, ma non lo so, non lo trovo molto il mio brand. E difatti questa novità sono dei bronzer luminosi, cosa che non mi ispira neanche un po'. I bronzer luminosi, raga, non mi gustano. E nulla, raga, questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere qual è la novità tra queste che vi ispira di più. A me sinceramente i glitterini di Colourpop tantissimo, insieme anche al fondotinta di She Glam. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!